prego. Sì, grazie Presidente. Ministro, la domanda che poniamo oggi al Governo e al Ministro dell'Ambiente è semplice. In pratica, dal quello che si legge dal rapporto ISPRA del 2016, nella tabella 336, la leggo, scopriamo che la quantità dichiarata di ceneri prodotti ad Acerra non è superiore a 36.000 tonnellate l'anno, pari al 5% del totale incenerito, e che il maxi impianto di Acerra è diventato il più grande impianto di incenerimento d'Italia, con 714.000 tonnellate di rifiuti inceneriti nel 2015. Secondo quanto riporta Medici per l'Ambiente, questi non sono i dati accertati da ISPRA, dovrebbe produrre non meno di 150.000 tonnellate l'anno di ceneri pesanti e non meno di 22.000 tonnellate di ceneri leggere. Quali sono i dati che voi apportate e ovviamente queste ceneri dove stanno andando? Grazie. Grazie onorevole Micillo. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, risponde per 3 minuti. Prego. Ringrazio l'onorevole Micillo perché mi dà la possibilità di chiarire un aspetto del rapporto ISPRA che in effetti leggendolo dà esattamente il risultato che l'onorevole interrogante citava nella sua presentazione. Il problema è che il dato riportato dall'ISPRA risulta incompleto proprio a causa di un mero errore materiale che l'ISPRA ha immediatamente provveduto a correggere. Provo a fare chiarezza sui dati. Con riferimento all'anno 2015, l'impianto di termovalorizzazione di Acerra ha prodotto circa 36.000 tonnellate di rifiuti da processi di abbattimento fumi, ceneri leggere. Successivamente queste ceneri sono state avviate ad impianto di trattamento per l'inertizzazione finalizzata al successivo recupero e smaltimento. Impianti che sono ubicati sia nel territorio nazionale, circa 17.000 tonnellate in provincia di Frosinone, 8.500 a Brescia e 3.700 a Pavia, sia all'estero, 5.600 tonnellate in Germania. Sono circa 537 le tonnellate rimaste in giacenza all'impianto di Acerra. La termovalorizzazione ha inoltre prodotto circa 118.000 tonnellate di ceneri e scorie pesanti inviati ad impianti di recupero di metalli inerti situati nel nord Italia, fatte eccezioni per circa 1.000 tonnellate che risultano in giacenza presso lo stesso impianto. Quest'ultimo è il dato che non era stato riportato nella tabella del rapporto sui rifiuti 2016 redatto da ISPRA, su cui, come ho già detto, è intervenuta la correzione dell'ente competente. L'impianto di Acerra, quindi, sulla base dei dati corretti, produce circa 154.000 tonnellate di rifiuti. Si fa presente inoltre che sulla base dei dati storici relativi ai rifiuti d'ingresso, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con il DPCM del 10 agosto 2016 all'individuazione della capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani assimilati degli impianti di incenerimento già in esercizio e autorizzati a livello nazionale. Conseguentemente il decreto ha individuato il fabbisogno residuo di incenerimento, localizzando le infrastrutture da realizzarsi per macroarea e per regione nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziati e di riciclaggio, tenendo appunto conto della pianificazione regionale. Resta inteso comunque che qualora ne ricorrano le condizioni, come previsto dal decreto, Regioni e province autonome possono chiedere al Ministero, come previsto, l'aggiornamento del fabbisogno residuo di incenerimento di rifiuti. Per quanto riguarda inoltre la produzione e la gestione delle ceneri e delle scorie prodotte dall'impianto, queste esulano dalle finalità e dalla portata del decreto. La gestione di tali rifiuti speciali è infatti posta a carico del soggetto gestore dell'impianto ed è sottoposta al libero mercato nel rispetto dei principi di economicità e sostenibilità ambientale. I dati dell'ISPRA 2016 sull'inceneritore di Acerra erano incompleti, 154.000 la quantità esatta di rifiuti incenerite. La replica del Movimento 5 Stelle. L'ISPRA in pratica con questa risposta verifica che ci sono 154.000 tonnellate di rifiuti annui. Ecco, io apro qui una parentesi che credo che sia abbastanza importante da dichiarare. Perché parliamo di ceneri? Perché spesso si dice che quando si incenerisce non ci sono rifiuti. In pratica con questa risposta si dice esattamente che ci sono 154.000 tonnellate di rifiuti ogni anno che vengono dagli inceneritori, soltanto quello di Acerra. Ecco, Ministro, a me piace sempre parlare con lei di quello che potremmo fare per ridurli ancora questi rifiuti, di parlare di raccolta differenziata, di siti di compostaggio che
in Campania latitano ancora e vorremmo mettere da parte quei 12 inceneritori che vorreste voi costruire per creare ancora questi rifiuti. Io credo che ci sia poco tempo per queste soluzioni e molto altro da dare ai nostri figli e nipoti. Lasciare una terra che sia meno invasa di rifiuti, un intero comparto industriale che viene ogni giorno incenerito. Io credo che potremmo dare assolutamente altro alle prossime generazioni. Vi ringrazio. Grazie, onorevole Micio.